Buon pomeriggio da Sunfight, prima partita dell'Udinese in Austria, terza gara amichevole del precampionato dei bianconeri. Parte il traversone di Obliakov, il pallone in mezzo e c'è la rete di Paurevic. 1-0 al secondo minuto di gioco, la sblocca subito l'FC Ufa. De Barak si sgancia adesso Fofana, ma c'è Samir libero. Si fa vedere Macis, Samir prova la verticalizzazione su Fofana, il tocco di prima intenzione per Macis, Macis si accentra, palla per De Paul, zona tiro, destro di De Paul, la parata facile di Belenov, ma buona l'azione per la formazione allenata da Sergei Tomarov, affidato al numero 98 Obliakov, che mi sembra essere l'uomo dei calci piazzati. Attenzione, un altro pericoloso buco lì in mezzo, è ancora un calcio d'angolo. Palla lunga per Adnan, il colpo di testa di Sukov. Lasagna davanti al portiere, arriva il pareggio. Ed è ancora lui, Kevin Lasagna. Beh, ho visto un calcio distinto da parte del tecnico dell'FK Ufa contro la povera panchina del Sandvite, perché effettivamente il gol nasce da un errore clamoroso dell'FK Ufa. Eh sì, Samir per Macis, palla sul destro, il tiro alto che finisce alle spalle della porta. L'Udinese che, galvanizzata dal gol dell'1-1, va alla ricerca del vantaggio. De Paul il destro, più insidioso rispetto a prima, rispetto al primo tiro che aveva effettuato De Paul nel primo quarto d'ora, andando a memoria, ma la parata di Belenov. Seguiamo un attimo questa azione, però, che può essere pericolosa per Udinese. Macis, siamo in inferiorità numerica, ma Macis si porta il pallone su destro per andare al tiro, la palla finisce sul fondo. Allora, calcio di punizione per Udinese con Rodrigo De Paul che va a battere il pallone in mezzo, allontanato da Slai. Rodrigo De Paul, la rincorsa è breve, il pallone con il destro calcia abbastanza bene, ma la palla non prende poi o poco di testa. Attenzione, perché adesso attacca Krotov in area di rigore, punta Ertò, il cross, Pezzella la sfiora soltanto, no, forse non la tocca nemmeno. Molto complessa la sua squadra, così attenzione al come succede anche contropiede, Rodrigo De Paul, a destra c'è libero Lucas Evangelista, ha spazio, riceve il brasiliano, palla sul sinistro, può andare al tiro ed è una gran conclusione che finisce alla destra del portiere, Belenov, Udinese in vantaggio. Ogni tanto siamo un po' noiosi nel sottolineare il piede invertito, ma quanto è importante. Qui Lucas si è trovato la situazione migliore per accentrarsi e scagliare un mancino perfetto dove il portiere avversario non è potuto arrivare, quindi sorpasso dell'Udinese. Allontana il pallone, poi prova a ripartire Ali Adnan, che con un po' di fortuna guadagna il possesso del pallone, può andare in contropiede. Ali Adnan ancora verso la porta, vede e trova Vizeu con un passaggio in mezzo. Col passare dei giorni qui a Sandvite è entrata e adesso c'è durissima l'entrata adesso. durissima, sì, entrata durissima. E Finisce qui la attenzione, partita, ma perché non c'era bisogno di questo c'è intervento. stato anche un momento di nervosismo, fortunatamente subito rientrato. L'arbitro sta parlando ancora con Alikin e con arriva il cartellino rosso, È arrivato il espulso cartellino rosso Alikin. che